Questo signore, dal quale diciamo mi separano molte cose, nel senso che io penso che non dovrebbero esistere le religioni, perché sono nate al tempo in cui gli uomini si accoppiavano con gli ovini, adesso c'è il progresso, la pecora gonfiabile, quindi sempre con gli ovini si accoppiano, diciamo. Sì, tuttavia gode da tanti anni della mia... No, devo fare un tifo esplicito per le presenze di queste settimane di Abate al Grande Fratello. Ha rotto un tabù, si è reso protagonista anche di qualche siparietto simpatico, è riuscito a non diventare uno di loro, è già una grande cosa. Ma tu passavi nel PD una volta. Questo è i tempi degli ovini proprio. Non eri blogger una volta. Anche quelli non li fanno più ormai, non servono. Vabbè, però facciamo le video. Anche, quando hai messo al mondo La Croce, che è un giornale... Sì, che tu l'hai definito giornale satirico. Satirico. È ancora al mondo, peraltro. Sì, tutt'oggi in rete. E io avevo citato Léon Blois. Ora tu dovresti conoscere Léon Blois. Ma lo conosci meglio te. Scrittore francese, cattolico tradizionalista, siamo nell'Ottocento, primi Novecento, e di cui io scoprì l'esistenza una mattina leggendo a Savignano. La Croix, spero. No, perché mi arrivò un giornale col vento, si chiama Il Rosariante, l'organo degli amici del Rosario, e c'era un articolo dedicato a Léon Blois, che aveva immaginato un giornale intitolato Il Palo. Mi ricordo. Diciamo. Ma guarda, il tema religioso nel tuo Grande Fratello dovresti portarlo, perché adesso Signorini ha detto al buon Brosio che deve pregare da zitto. Attento che quel tema potrebbe essere sfruculiante. Infatti noi ci abbiamo... Per cui si possono accoppiare le ragazzette facendo come gli pare, ma Brosio deve stare zitto se prega. Ma Brosio... Zitto! Pregare piano! Ragiona sul tema della libertà, caro Abate. Io ho scritto un romanzo, La Feste Nuova, dove c'è una riflessione sul tema della preghiera, quindi figurati. Devi pregare zitto adesso. Noi abbiamo dalla nostra... Cammina. L'amore per la complessità. L'amore per la novità. Sia pure, diciamo... Che ci rende, insomma, in qualche modo sopportabile sto mondo. Bravissimo, ti voglio Ciao, bene. Un abbraccio. Un abbraccio.